Siamo quest'oggi con Katia Casadei, fotomodella romagnola. Ecco, Katia, intanto ti vuoi presentarti un po' al nostro pubblico del canale? Allora, ciao a tutti, innanzitutto sono Katia, 26 anni, abito in provincia di Forlì-Cesena, in Romagna. Ho cominciato a scattare dall'età di circa 16 anni. Inizialmente mi ha spinto una mia amica perché era lei, diciamo, che era quella un po' più fighetta che tutti ricercavano per fare scatti così. Poi un giorno mi ha fatto la proposta di fare degli shooting insieme e da lì è cominciato tutto. Poi i primi shooting li ho fatti con lei, abbiamo fatto degli shooting di coppia, tutti molto tranquilli, intimo, però dai, cose anche tipo sportive, in un campo da calcio, cose così. Dopodiché lei è una strada che ha lasciato e diciamo che l'ho portata avanti io. E di cui dopo in questi anni passati ogni tanto scattavo così con qualche fotografo, sia professionista che amatoriale. Ho scattato in diversi studi e adesso come adesso invece, visti i tempi dei social, sono molto attiva su Instagram e ci sono tantissimi fotografi che mi contattano, tantissime persone che comunque mi chiedono di scattare, di fare shooting, mi chiedono di fare tutti i generi. Ma io in questo momento sto cercando, tra virgolette, fotografi un po' più normali, più semplici. Quindi scatto da un semplice outfit a un abbigliamento sportivo, a un vestito, magari anche da spiaggia, così. Ho fatto vari shooting anche in intimo e altrettanti in stile glamour, quel vedo non vedo. E, diciamo che ho intrapreso adesso questa strada qui. Ecco, cosa ti piace della fotografia? A me la fotografia personalmente è sempre piaciuta, comunque mi piace fare foto, come mi piace anche avere mie foto, quindi cioè, mi piace un po' tutto, diciamo. Ecco, tu è il tuo lavoro in questo momento, non fai altri lavori. No, attualmente non faccio altri lavori, ho preso in carico questa cosa qui. È cominciato tutto in un modo un po' banale perché ho pubblicato alcune foto appunto su Instagram e poi da di lì hanno cominciato a contattarmi tantissimi fotografi, cosa che io non mi aspettavo. E adesso l'ho preso come lavoro non principale, però ci lavoro abbastanza in questo momento. Ecco, le zone che fai, giri oppure rimani nella tua Romagna? Visto che hai le Guarda, fino adesso sono sempre rimasta in Romagna. Ho girato a Faenza, ne ho fatto una a Bologna, e qui vicino a casa, al mare, in dei parchi, comunque ne ho fatti abbastanza qui in zona. Però le proposte sono state tante e infatti adesso dovrò fare alcuni shooting fuori città, ovvero che ne dovrò fare uno o due a Roma, poi mi devo spostare a Venezia. Poi ne ho un altro a Trieste, poi appunto devo venire anche con te a fare uno shooting alla Spezia. sicuramente. Ecco, cosa ti aspetti dalla fotografia? E soprattutto cosa ti aspetti tu dal fotografo? Cosa guardi dal fotografo? Dal fotografi? Il fotografo, prima di tutto, guardo che persona è, guardo il genere di scatti che fa. E comunque mi aspetto sempre che sia una persona tranquilla, educata, che non abbia. Cioè, comunque mi hanno fatto proposte anche di fare scatti molto spinti, io quella lì per dirti non le ho accettate, che comunque vedo il fotografo che puntava molto per fare questo tipo di scatto, ma a me non piace, quindi sono proprio persone con cui ho chiuso. Nel senso che finché vedo una persona che magari mi mette a mio agio, mi mette tranquillità, tutto ok. Poi se vedo che una persona comincia magari a spingere molto su altre cose, non è il genere che fa per me, non mi piace il tipo di persona e quindi lascio perdere da subito.
però invece nel punto fotografico cosa cerchi? Proprio dal fotografo, cosa ti vuoi che ti tiri fuori? Sicuramente la mia personalità, comunque sono una persona semplice, mi piace vedere, cioè far vedere quella che sono io realmente, non passare in una parte in un lato che io non ho. Mi piace rimanere con la mia figura di brava ragazza. Simpatica soprattutto. Ringrazio. No, però shooting molto semplici, mi piace sì mettermi magari. In certi scatti magari mi piace anche mettermi in mostra, ma nel senso anche con un semplice abito, un semplicissimo vestito, però che la gente apprezzi per quella che io sono realmente. Ecco, la gente che ti vuole contattare, come, dove deve cercarti per collaborare con te? In questo momento lo stanno facendo molte persone, come ti dicevo prima, su Instagram. Lì ho ricevuto tantissimi contatti, mi hanno chiamato anche delle agenzie, ma avevo visto che era un giro un po' particolare, ancora non sono entrata lì dentro. Ecco, però puoi cercarti su Instagram per chi ti vuole Cercarmi su Instagram mi chiamo Katia Casadei, Katia con la K, che pare che si sbagliano. E ultimamente sì, sto crescendo molto anche con i follower, quindi. ecco, chi vuole scattare con Katia basta contattare su Instagram. Chi mi volesse contattare può farlo direttamente su Instagram al Katia Casadei oppure su Facebook, che dal mio profilo c'è il link sia di Instagram che dalla mia pagina Facebook, perché ho creato anche una pagina con tutti gli scatti del profilo. Ecco, Katia, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa. Tu sei una ragazza molto giovane, se arrivassero delle ragazze giovani che cominciano adesso che vogliono scattare, qualche consiglio che puoi dare a loro? Cosa devono controllare anche di fotografi? Allora, i fotografi, innanzitutto io gli consiglierei di guardare sempre prima le foto che postano, gli scatti che fanno, e poi comunque ci deve essere anche un buon rapporto, nel senso non che una persona ti contatta oggi, facciamo un shooting in PDF o con retribuzione, ma così, cioè non andare mai a mani vuote in una strada che magari non conosci, non conoscendo la persona, riguardo quello. Grazie.